Gloria a Dio, pace del Signore. Vogliamo continuare in questa riflessione tratta dal libro, alleluia, del profeta Osea, capitolo 4. Vogliamo continuare la lettura dal verso 6, è un verso molto conosciuto da tutti noi, almeno la prima parte. Comunque la seconda parte di questo verso è molto molto importante, una parola forte, è una parola che deve far riflettere ognuno di noi, una parola che deve scuotere la Chiesa di Cristo, i nostri cuori, la nostra vita spirituale, affinché viviamo in accordo alla volontà di Dio, alleluia, nel santo timore di Dio. Fratelli, perché non si può seguire Cristo alla leggera, non è più tempo di vivere alla leggera, né tantomeno non c'è più tempo di scherzare, assolutamente non si deve scherzare nella vita cristiana, non si può veramente essere superficiali, come dice Galati, non ci si può beffare di Dio. Oggi ci sono persone che pensano, tra virgolette, di prendere in giro il Signore o di ingannare il Signore. Pensano di beffarsi del Signore, vivendo una doppia vita. Ma fratelli e sorelle, è un inganno diabolico. Chi mai potrebbe ingannare il Signore o beffare il Signore? Non ci si può beffare di Dio. Ciò che l'uomo semina, altresì raccoglierà. Perché chi avrà seminato per la carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi avrà seminato per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. E questo è lo scopo delle riflessioni che il Signore mette nel nostro cuore, quella di portarci a riflettere per vivere nello spirito, per camminare nello spirito, per sottometterci allo Spirito Santo di Dio e non vivere più nella carne. Perché chi vive secondo la carne morirà, ma chi vive secondo lo Spirito ha vita eterna. Perciò qui ci troviamo davanti a un bivio, davanti a una scelta che dobbiamo fare o che dobbiamo rinnovare nella nostra vita. La scelta, alleluia, di vivere per lo Spirito, di seguire Cristo, di sottometterci a Cristo, alleluia, e di arrenderci veramente alla sua santa volontà. Osea capitolo 4, vogliamo meditare insieme ancora il verso 6, dice così la parola del Signore nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, poiché tu hai rigettato la conoscenza, anch'io ti rigetterò dal mio sacerdozio, poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Questa è una parola molto chiara, molto forte, cari fratelli, una parola che deve confrontare, alleluia, le nostre vite, una parola veramente diretta, una parola chiara da parte di Dio. Qui dice il Signore che il suo popolo, cioè la sua chiesa, il suo popolo, perisce, si smarrisce, si indebolisce, si perde per colpa della mancanza di conoscenza. Oggi quanti cristiani, quanti credenti vivono una vita superficiale dove non c'è una profonda conoscenza di Cristo, dove non c'è una profonda conoscenza delle sacre scritture, dove non c'è una profonda conoscenza della santità di Dio, della volontà di Dio. Non c'è una conoscenza profonda, personale della potenza di Dio, cioè non hanno avuto un'esperienza ancora con lo Spirito Santo. Credenti
solo di nome, che fanno parte di una chiesa, ma non fanno parte del corpo di Cristo. Credenti superficiali, credenti che sono solo un'apparenza, perché non vivono in profonda comunione col Signore. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Com'è la tua conoscenza di Dio? Com'è la tua intimità con Dio? Com'è la tua conoscenza delle sacre scritture? Se voi dimorate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La Chiesa di Gesù Cristo oggi, tu e io oggi, in questi ultimi tempi, dobbiamo avere una profonda conoscenza delle scritture, delle parole di Dio, delle dottrine bibliche, ma non una conoscenza solo dei culti o degli studi biblici nelle comunità, ma nella nostra vita personale. Tu ti devi alimentare con la parola. Fratello, sorella in Cristo, ti devi fortificare nella parola. Devi leggere la parola. Devi meditare la parola, gloria a Dio. Il salmista diceva, ispirato da Dio: io ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Oggi c'è bisogno che i credenti, che i giovani nelle comunità possano dire queste parole, possano dire queste, alleluia, affermazioni per la loro vita. Io ho conservato la tua parola, Signore, nel mio cuore per non peccare contro di te. Ma purtroppo oggi molti nelle chiese danno spazio al peccato, la carnalità, la concupiscenza, la fornicazione, anche fra giovani nelle comunità. Quanti giovani anche nelle comunità vivono una vita come quelli del mondo, perché manca la potenza della parola di Dio nei loro cuori. Alleluia. Prima Giovanni capitolo 2 dice: giovani, voi siete forti perché la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Vedete da dove viene la nostra forza? Caro fratello, vedi dov'è la tua forza? Nella parola. Chiesa di Gesù Cristo, la nostra forza è nella parola. Gloria a Dio, la parola di Dio è la potenza di Dio, è la spada dello Spirito, è l'arma contro il peccato, contro il diavolo, è quella potenza spirituale che ci aiuta a resistere, che ci fa stare in piedi, che ci protegge come uno scudo di santificazione. Ma purtroppo oggi molti nelle chiese, nelle comunità e anche nelle loro case stanno trascurando la conoscenza della parola di Dio. Molti non conoscono direttamente la parola di Dio, non conoscono profondamente le verità bibliche, le dottrine bibliche. Allora ci sono tanti cristiani, cosiddetti cristiani evangelici, che hanno paura di affrontare un testimone di Geova, hanno paura di affrontare un musulmano, hanno paura di parlare con qualcuno perché non sanno come rispondere. Oggi molti credenti non hanno la fermezza spirituale nella dottrina biblica. Se arriva un inconvertito a fargli delle domande, non sanno rispondere. Dicono: aspetta che chiamo il mio pastore, aspetta che chiamo l'evangelista, aspetta che chiamo quel fratello che sa più di me. E tu perché non lo sai? Tu perché non conosci? Perché non investighi le scritture? Perché non studi, non leggi, non mediti, gloria a Dio, con l'aiuto dello Spirito Santo? Perché è lo Spirito Santo che ci insegna ogni verità. E adesso Dio mi ha fatto capire un'altra cosa. Chi non conosce le scritture, chi non conosce
profondamente le verità bibliche, vuol dire che non ha comunione con lo Spirito Santo. Perché è lo Spirito Santo che ci insegna ogni cosa. È lo Spirito Santo che ci guida nella verità. È lo Spirito Santo, disse il Maestro Gesù Cristo, nostro Signore, prenderà del mio e ve lo annuncerà. Se tu non conosci le Scritture, vuol dire che non hai comunione con lo Spirito Santo. La tua vita cristiana è solo un'apparenza, una superficialità, un rito della domenica. Dici di essere cristiano, ma in verità non conosci Cristo. Questo è un guaio, cari nel Signore, care sorelle e fratelli in Cristo. Questo messaggio vuole essere un avvertimento per ognuno di noi, alleluia, cominciando da me, che sono un servo inutile, uno strumento per la misericordia di Dio. Ma questa parola vale prima di tutto per me. Se tu non conosci, o se io non conosco le Sacre Scritture, vuol dire che non sto vivendo in comunione con lo Spirito Santo. E se tu non vivi in comunione con lo Spirito Santo, con quale spirito vivi in comunione? Forse vivi in comunione con la carne, forse vivi in comunione con il mondo, forse vivi in comunione con gli amici, forse vivi in comunione anche con i fratelli, ma non con lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ti deve guidare e che ti vuole guidare in ogni verità. Stai vivendo in comunione con lo Spirito Santo? Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, dice il Signore, il nostro Dio, l'Eterno degli eserciti. Com'è la tua conoscenza biblica? Com'è la tua conoscenza di Cristo? Com'è la tua conoscenza delle dottrine, degli insegnamenti biblici? Non sto parlando di insegnamenti teologici della denominazione o delle interpretazioni umane che oggi dilagano nella Chiesa, nel mondo evangelico, su internet. Quanti cosiddetti dottori ci sono, maestri, tra virgolette, predicatori pieni di interpretazioni umane. Ma noi dobbiamo avere la conoscenza spirituale delle dottrine bibliche. Hai tu la conoscenza delle dottrine bibliche? Oppure hai paura di confrontarti con un cosiddetto testimone di Geova? Sei in grado di evangelizzare un mormone? Sei in grado di evangelizzare un prete? Alleluia! Se qualcuno viene a domandarti riguardo alla tua fede, riguardo alle verità bibliche, qualcuno con sincerità si avvicina: scusa, cosa credete voi evangelici? Cosa credete voi? Che fede avete? Mi spieghi un po' di più riguardo al Signore? Cosa li sai spiegare? Stai vivendo in comunione con lo Spirito Santo? Cari, questa riflessione che lo Spirito di Dio sta mettendo nei nostri cuori è molto importante, perché il popolo di Dio perisce per mancanza di conoscenza. Perciò noi, come Chiesa di Cristo, dobbiamo avere una conoscenza profonda, ascolta, spirituale, delle dottrine bibliche. Se qualcuno viene davanti a te, tu gli sai spiegare cos'è la nuova nascita? Tu sai spiegare, ovviamente con l'aiuto del Signore, in che cosa consiste la nuova nascita? Perché alcuni evangelici credono che la nuova nascita è il battesimo in acqua. Ma non è così. Molti dicono che nel battesimo in acqua l'uomo vecchio muore e allora si rinasce con Cristo. Non è così. La nuova nascita è quando tu ricevi Cristo nel tuo cuore e lo Spirito di Cristo entra nel tuo cuore.
e dà vita, dà una nuova vita allo spirito che era morto dentro di te, al tuo spirito che era morto nei falli e nei peccati. E allora tramite il pentimento, tramite la fede in Cristo, tramite il sangue di Gesù, i tuoi peccati vengono cancellati, e allora lo Spirito Santo entra dentro di te e fa rinascere il tuo spirito che era morto nei peccati. E allora avviene ciò che fu profetizzato da Geremia e da Ezechiele per lo Spirito di Dio. Avviene che l'Eterno Dio toglie il cuore di pietra e mette in te un cuore di carne. Mette in te un nuovo spirito, alleluia. Questa è la nuova nascita. Ma purtroppo molti evangelici, fratelli e sorelle, credono che ancora la nuova nascita sia nel battesimo. Quella è una dottrina ancora del cattolicesimo, che battezzano i bambini neonati, perché pensano che con l'acqua ricevono la grazia. Non è così, fratelli. Noi dobbiamo avere una profonda conoscenza biblica, alleluia, delle dottrine bibliche, delle dottrine di Cristo, delle dottrine apostoliche, alleluia, tramite lo Spirito Santo. Com'è la tua conoscenza biblica? Se arriva un musulmano, sei in grado di smantellare le sue dottrine diaboliche? Oppure lo spirito dell'anticristo che è in quelle persone ha più forza di te, ha più forza della tua fede, ha più forza della tua conoscenza biblica, perché non vivi in comunione con lo Spirito Santo. Se arriva qualche persona di qualche setta, sei in grado di parlare di Gesù in un modo chiaro, in un modo profondo, in un modo diretto, gloria a Dio, sei in grado di spiegare ciò in cui credi. In chi credi? Cosa credi? È tempo di vivere in comunione con lo Spirito Santo. Cari nel Signore, dobbiamo con l'aiuto dello Spirito Santo immergerci nella conoscenza delle dottrine bibliche per la gloria del Signore. Alleluia! Perché Lui vuole vedere una Chiesa forte, una Chiesa stabile, una Chiesa, gloria a Dio, incrollabile nella conoscenza della sua parola. Amen. Ecco perché il salmista ispirato da Dio diceva, ascoltate, nel Salmo 119 verso 133: o Eterno, stabilisci i miei passi nella tua parola, affinché nessuna iniquità mi domini, affinché nessun peccato mi domini, affinché nessuna menzogna mi domini, affinché nessuna dottrina falsa mi domini. Stabilisci la mia vita nella tua parola, fammi essere stabile, fermo, incrollabile nella tua parola. Questo è quello di cui abbiamo bisogno, fratelli. Nel nome di Gesù Cristo, stiamo saldi, cresciamo, alleluia, abbondiamo nella conoscenza spirituale delle dottrine bibliche, per la gloria di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen e gloria a Dio.